Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Trattamento delle Overuse Injury nello sportivo, quindi condropatie, tendinopatie e fratture da stress. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Sarino Ricciardello, che è in collegamento con noi da Bologna. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore, per essere qui. Quindi, dottor Ricciardello, lei si occupa di traumatologia dello sport ormai da ben 25 anni. Quali sono quindi i traumi più frequenti nell'atleta di alto livello e nell'atleta amatoriale? Allora, diciamo che i traumi più frequenti nello sportivo di alto livello e nella prega amatoriale sono più patologie condropatie, tendinopatie, problemi ligamentari che riguardano sia il ginocchio sia la caviglia. Queste patologie sono frequentissime perché purtroppo è aumentato negli anni, c'è stato un eccessivo numero di sportivi che hanno incrementato sia l'attività sportiva amatoriale sia l'attività di alto livello. Questo ha portato a un incremento delle patologie che a lungo andare possono dare delle problematiche e quindi creare a volte anche la sospensione completa dell'attività sportiva. Il nostro centro, il Synergy Team Sport Medicine, in questi 25 anni si è occupato principalmente di queste patologie per far ritornare l'atleta ad alto livello o l'atleta amatoriale alle gare competitive che fa durante la settimana o durante l'anno, ecco. Per evitare questi infortuni, dottore, quali sono gli accorgimenti? E si può fare qualcosa per la prevenzione? Ecco, questa è una bellissima domanda. Noi del centro ci occupiamo non soltanto dell'aspetto curativo del problema, ma soprattutto dell'aspetto di prevenzione. Questo permette, attraverso uno studio del gesto tecnico e della quantità e mole di lavoro che l'atleta esegue durante il giorno, di escludere e quindi di eliminare i probabili infortuni che possono avvenire durante l'attività sportiva. E come facevo vedere in questa foto, diciamo, la patologia più frequente sono infortuni muscolari agli hamstring, ai gemelli, al tendine d'Achille e il retto anteriore. E questi sono gli infortuni più frequenti che l'atleta di alto livello e l'atleta amatoriale hanno durante il loro arco sportivo, ecco, l'arco di tempo sportivo che loro esercitano la loro attività. E moltissimi sono gli sport che hanno, diciamo, questa problematica e tra questi maggiormente l'atletica leggera, la pallavolo, la pallacanestro, il tennis e il patologie molto frequenti e quindi la prevenzione è la base per non arrivare poi all'intervento chirurgico. Quindi importantissima la prevenzione. Dottore, oltre alle terapie conservative, esistono anche dei trattamenti di medicina rigenerativa? Sì, diciamo che negli ultimi anni c'è stato un aumento di queste patologie, quindi di conseguenza si cerca in tutti i modi, oltre al trattamento di prevenzione, quando si hanno delle patologie iniziali come tendinopatia o tendinosi, di eseguire delle patologie, di eseguire questi trattamenti che sono una terapia rigenerativa importante che viene fatta o con PRP o con cellula adipose o con le cellule staminali prelevate dal midollo osseo, le mesenchimali. Sono importantissime perché questo permette, con un gesto tecnico semplicissimo in sala operatoria, di eseguire attraverso questo trattamento l'utilizzo di terapia infiltrativa e quindi di evitare anche l'intervento chirurgico. Però l'importante sempre rimane l'attività, diciamo, di stretching, di potenziamento, di allungamento muscolare che permette di evitare recidive su questa problematica. Per quanto riguarda invece il trattamento chirurgico, dottore, qual è quello più adatto per questo tipo di patologie?
Ma io facevo uno studio quest'anno sugli interventi che abbiamo eseguito e abbiamo visto che la percentuale di interventi sono stati eseguiti sui tendini flessori della coscia, che sono gli hamstring, che sono molto importanti per l'atleta, i muscoli retto anteriore e il tendine d'Achille. Oltre alle patologie dei legamenti crociati anteriore e posteriore e ai legamenti della caviglia, tutto ciò deve essere sempre eseguito quando veramente la patologia è arrivata al limite e quindi non ci sono altre possibilità, né sia nel trattamento di prevenzione, sia nel trattamento conservativo, sia nel trattamento infiltrativo. Quindi, diciamo, è l'obiettivo finale che si deve raggiungere, ma non deve essere il primo obiettivo. Come possiamo vedere in questa illustrazione, ad esempio, abbiamo due tendini, il tendine di destra e il tendine compromesso. Questa è una patologia inserzionale del tendine di Achille da overuse, dove l'atleta, aumentando il chilometraggio, tantissimi atleti aumentano il chilometraggio, hanno un aumento della patologia inserzionale. Questo crea delle problematiche importanti. E purtroppo questo qua necessita di un intervento chirurgico per una ripresa funzionale. Questo, ad esempio, è una lesione dei tendini flessori della coscia. E guardandolo adesso su questa immagine sembrerebbe una lesione distale dei tendini flessori della coscia, ma in realtà è una lesione inserzionale, come nella diapositiva successiva possiamo notare un distacco completo dei flessori della coscia dalla tuberosità ischiavica, sia del bicipite femorale, sia del semitendinoso, sia del gracile. Ma l'atleta, una volta che viene operato, ritorna allo stesso livello agonistico che aveva prima dell'infortunio? Questa è una domanda interessante, soprattutto perché quando si esegue l'intervento chirurgico, la cosa principale da pensare sempre è: devo risolvere il problema all'atleta e quindi farlo ritornare all'attività agonistica prima dell'infortunio. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi possibili, ci sforziamo, ecco, di far ritornare l'atleta a questo livello. Questo è importante perché l'atleta vede nello sportivo, l'atleta sportivo vede nel chirurgo, diciamo, il salvatore. Però diciamo che questi atleti fortunatamente ritornano alla loro attività e questo non è solo merito del chirurgo, ma è merito anche di tutta l'equipe che ruota attorno all'atleta, il medico, il mental coach, il fisioterapista, l'osteopata. Per questo il nostro centro, il Synergy Team Sport Medicine, si avvale di tante figure che permettono all'atleta di ritornare ad alto livello nello sport che aveva precedentemente abbandonato. Per fortuna abbiamo questi atleti che ritornano ad alto livello e poi vengono qui a ringraziarci con le loro medaglie d'oro oppure i loro. Questo è una cosa positiva, ecco, Beh, perché ci dottore, fantastico direi. Io la ringrazio moltissimo per essere stato qui e per averci portato soluzioni. Grazie, dottore, a presto. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, grazie. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.